Lega Nazionale Pallacanestro, nonché Paron di Lodi, Franco Curioni. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, grazie innanzitutto per essere intervenuto. Chiediamo, partiamo con, nella sua veste di Presidente di Lega, poi la faremo cambiare di giacca e sarà Paron di Lodi. Allora, sì. Final Four di Coppa Italia, dilettanti a Forlì, come mai, perché questa decisione, come ha fatto Forlì a vincere questa gara, se vogliamo chiamarla così? Dunque, l'ha vinta bene, l'ha vinta con un'offerta molto buona, d'altro canto ho fatto contento mio amico Masoni che continuava a dire portiamola a Forlì, non lo facciamo, Pallaledo di Milano facciamo a Forlì, allora siccome sono amico di Masoni alla fine della fiera l'abbiamo contestato. Comunque l'offerta, a parte gli scherzi, era un'offerta molto valida, molto importante e quindi è giusto premiare Forlì per il suo sforzo che sta facendo per portare la Coppa Italia giù appunto a Forlì. Ma quindi se andava, penso che fosse un'offerta al di là del valore economico, immagino che ci sono stati altri fattori. Indubbiamente, cioè appunto la società in testa alla classifica ha fatto un'offerta congrua, molto congrua, e mi sembra giusto premiare lo sport e la visibilità di questa gloriosissima società e affidargli la Coppa Italia insomma. Ecco, prossima partita di Forlì è contro la sua Lodi, Casal Pusterlengo Lodi, per voi e per Forlì una partita sicuramente molto importante. Sì, non è definitiva, cioè non siamo ancora in playoff, quindi è una partita che va vista in questa chiave di lettura. Sono due società, due squadre costruite per andare lungo e di conseguenza penso che sia Forlì, né noi siamo ancora pronti, perché credo che le energie Forlì rispenderà per la Coppa Italia e per i playoff, quindi noi tra l'altro non siamo completi perché purtroppo dall'inizio di quest'anno, ma non è una scusante in realtà, abbiamo dei grossi infortuni, si è infortunato Cazzamiga, si è infortunato lo stesso nostro playmaker titolare Bolzonella, quindi probabilmente non avremo due junior nel rank oltre a quelli che abbiamo, quindi noi la prendiamo per quella che è, insomma una tappa di avvicinamento e andiamo a giocarcela con serenità, però non faremo mica un dramma se dovessimo perdere, perché insomma voglio dire il campionato si vince a maggio, giugno, o si va fino in fondo, quindi siamo due realtà a 4 punti di distanza, insomma come si dice dalle mie parti, tenda più la candela che la processione è lunga, non so se si è avvertito, si è capito un po'. Allora, a proposito di vittorie e sconfitte, nei giorni scorsi Renato Goldaniga, che è un dirigente della Sigeco, riferendosi ai giornali di Cagliari e Lumezzane, ha detto che non passi la linea che quando si vince contro Lodi è merito di chi vince e quando si perde è colpa degli arbitri o peggio è colpa del fatto che sia la squadra del Presidente di Lega. Voi soffrite un po', tra virgolette, cosa? Allora, come presidente della Lega o presidente della Sigeco? Mi fai la domanda? Come presidente di Lega, poi si rimette la giacca del presidente di Lega. Come presidente di Lega, io reputo offensivo il solo paragonare che io possa usare dei poteri che non ho, perché gli arbitri non dipendono dalla Lega, ma dalla Federazione, non c'entriamo né di diritto né di rovescio in questo senso qua. Anzi, se devo dire e devo confessare, io ho avuto probabilmente per una inversione di ragionamento più arbitraggi a sfavore che a favore, però questo ci sta, non ci stanno gli insulti e questa è una cosa che anche domenica che ti ho letto sono stato pesantemente offeso dalla tifoseria e questo a mio giudizio è una responsabilità oggettiva a delle società che dovrebbero rendersi conto che insultando il Presidente della Lega si qualifica la Lega, quindi al di là del sottoscritto che può essere simpatico o antipatico, è molto spiacevole sentirsi offeso nella funzione del Presidente di Lega. Come società Casal Pusterlengo, cosa vuoi che dica io? Sono abituato a ricevere insulti. Alcune volte devo confessare che faccio una riflessione, tiro fuori un sacco di soldi personalmente per fare la pallacanestro, mi dedico molto seriamente e serenamente alla Lega. Essere insultato non fa piacere, alcune volte penso di ritirarmi dalla pallacanestro perché se il piatto è questo, ma chi me lo fa fare? Insomma, cornuto e mattiato, voglio dire, anche perché se fosse vero, con tutti i soldi che tiro fuori in questi anni qua sarei già andato nelle Norvegia.
perché in NBA ci è andato il mio bambino Danilo Gallinari, che è il mio bambino veramente, quindi voglio dire, perché devo stare qua a sentire questi cretini che ti insultano così, insomma, voglio dire, a partito preso, insomma. Va la bene. Gente non si rende conto che uno può dire ma andate a quel paese, insomma. Certo, dire. Questo sicuramente. Presidente, io oggi ho parlato con Mario Boni, che ovviamente misurato e diplomatico come sempre ha detto veniamo a Forlì, vinciamo di 11. Io le chiedo, prima di chiudere la telefonata, un suo pronostico secco sulla partita, visto che l'ha fatto Mario Boni, lo può fare anche lei, insomma, tranquillamente. Onesto. Vince Forlì di 6. Vince Forlì di 6. Oh, questo. Ci sentiamo la settimana prossima per vedere se ha ragione. Benissimo. Grazie, buona serata. Grazie. Bene, Piero, Forlì perde a Treviglio, una sconfitta che è un campanello.